Abbiamo pensato di entrare nel mondo e nel settore dell'arredo per una necessità intanto commerciale e seconda di indirizzo. Mi dava estremamente fastidio trovare oggetti di altri che portassero via scena e attenzione ai miei prodotti. L'anno scorso mi sono detto: ma perché non entriamo anche noi nel mondo dell'arredo? Abbiamo voglia, abbiamo capitali, abbiamo capacità e soprattutto abbiamo passione, e siamo entrati. Abbiamo pensato a riprendere un'esperienza già usata e vissuta 2 anni fa nell'apertura della showroom nostra di New York, dove abbiamo ospitato il New York City Ballet alla prima. Quest'anno, in occasione dell'espansione del progetto NextArta con queste sedi iconiche, abbiamo pensato ad invitare una ballerina. E quando parliamo di ballerina, logicamente dobbiamo immaginare e parlare immediatamente della signora o signorina Carbone, e quindi vederla danzare come una libellola accanto alle nostre sedie, nelle vetrine della nostro showroom, e deliziare i nostri ospiti, beh, credo che questo ci ripaga di tante passioni e soprattutto di tanti sacrifici, e un omaggio alla danza, perché riteniamo che esprima sensualità e qualità e di conseguenza molto vicini al mondo Sicis. Quando Sicis ci ha chiesto di partecipare al loro evento e di trovare un'idea per aggiungere un ulteriore pizzico di glamour a questa serata, è stato abbastanza naturale pensare al balletto e pensare di portare il balletto a una fruibilità molto più vicina al quotidiano, alla gente per la strada. Quindi quale migliore soluzione che prendere una ballerina della Scala e farla ballare in vetrina. In realtà l'operazione a monte era proprio un legame tra arti diverse: l'arte del mosaico, della scultura da parte di Sicis, l'arte della fotografia da parte di Giovanni Gastel e l'arte della danza da parte di Beatrice Carbone. Mi ha fatto molto piacere vedere dei personaggi da Martina Colombari a Nora Mogalle a Nadege, donne bellissime presenti in una serata così, ma per la voglia di esserci, per nessun altro motivo. Quando mi hanno chiesto di fare delle foto per il mosaico, per questi divani, per queste sedie bellissime, io ero felicissima ed emozionata, perché era una cosa completamente diversa dal solito. Quando mi è stato domandato di interpretare, di trovare un abbinamento fra una grande ballerina straordinaria e queste straordinarie sedie, devo dire che al primo momento ero un po' spaventato. Poi ho pensato che, insomma, in fondo erano due star e che quindi bisognava trattarle come tale, insomma, e trovare appunto nella leggerezza e nell'eleganza la chiave comune di queste due prime donne. Lo scatto di Beatrice che preferisco è forse quella di lei, diciamo, ad arco sopra questa sedia tondeggiante. Ecco, lì mi sembra che si è realizzato un po' quello che avevo in mente, appunto un lavoro sulla grande eleganza e sulla grande unicità, diciamo, del movimento e dei pezzi che stavo fotografando.